In vista delle prossime elezioni amministrative in programma i prossimi 8 e 9 giugno a Sant'Egidio la Vibrata in provincia di Teramo, sono tre i candidati alla carica di primo cittadino. Troviamo Annunzio Amatucci con la lista Orgoglio Sant'Egidiese e Nunzio Sindaco. Abbiamo tanta voglia di dare a Sant'Egidio, riportare comunque la cultura al centro e l'idea di socialità, stare insieme per poi raggiungere ogni obiettivo possibile, ridare vitalità alla piazza e far riemergere quell'orgoglio, far rinascere la voglia di ritornare orgogliosi ad essere sant'egidiesi e quindi a vivere insieme in comunità. Ripeto, chiunque dovesse risultare vincente, spero che abbia a cuore le sorti uniche della nostra comunità. Poi troviamo Alessandro Forlini con la lista Progetto Comune, Forlini Sindaco. Da parte mia c'è esperienza, competenza, anche se non dovrei essere io a dirlo, ma i miei numeri parlano per me. I risultati ottenuti da amministratore sono sotto la lente di tutti. E poi soprattutto, ripeto, perché c'è una squadra forte, affidabile, competente e che può essere sicuramente il futuro, rappresenterà sicuramente il futuro e le idee nuove da mettere in campo per il Paese. Visione prospettica e sicuramente tanta progettualità e tante idee che possono determinare il valore futuro di questo Paese. Infine Luigino Medori con la lista Insieme per Sant'Egidio. Io ai cittadini sant'egidiesi faccio un appello e farò un appello fino alla fine della campagna elettorale. Voi dovete scegliere in libertà, questo ci tengo a ribadirlo, in libertà, liberi da condizionamenti, e dovete scegliere la persona che alla fine di questa campagna elettorale avrà dimostrato di essere più idonea e più capace. Se pensate che Luigino Medori non sia capace, non lo dovete votare. Se ritenete che uno degli altri due sia più idoneo a guidare questo Paese, anzi dovete lottare oltre che votare per farlo votare. Quindi io quello che dico a Sant'Egidio, votate in coscienza quello che ritenete più idoneo. Sant'Egidio la Vibrata dunque si appresta a vivere un confronto elettorale partecipato, vista la presenza di tre candidati per un comune che conta poco più di 8.000 elettori.